Salve a tutti youtubers, bentornati sul nostro canale, eccoci qui con la seconda parte di The Bridge. Eccoci ragazzi, qui con il nostro omino, tutto in bianco e nero. Abbiamo fatto la prima parte, quindi questo primo capitolo qui, e siamo ritornati alla casa e come abbiamo già visto dallo scorso episodio, si sono aperte queste due porte. Gioco che, ripeto, mi è piaciuto un sacco e quindi adesso andiamo a fare questa seconda parte. Ecco, allora, penso che per aggiungerlo debba fare così. Ok. Quindi partiamo con questo secondo capitolo e speriamo di riuscire a farlo senza grossi problemi. Eccoci qua, stanza praticamente simile a come era per il primo capitolo, il vortice, ok. Ecco qui la solita schermata, enter, ok. Oh, bello, bello. Solita porta chiusa, solita chiave e solito omino che viene disegnato, il vortice appunto. Ok. Cos'è questo il vortice? Che spettacolo! Oh, che figata! Wow! Oddio! Ah, però in pratica se vado nel vortice, ok, non, quindi devo cercare di evitarlo. Quindi se io vado di qua, allora direi di mandare la chiave qui, in modo tale che poi io possa, vai puttana, eccola, ok, in modo tale che io possa adesso fare così e la chiave viene da moi, eccola qua, ok, e la porta si apre, ok. Il precipizio, quindi primo livello non difficile, perfetto. Ok, il precipizio. Ciao! No, scherzo. Ok, allora, ok, questo si stoppa, quindi facciamo così, ok. E adesso la stessa cosa, quindi ok, livello direi banalissimo, assolutamente banale. Il leone, ragazzi. Ok, gioco davvero fantastico. Il fatto che in questo secondo però capitolo ci sia questa cosa di questo vortice come cosa principale. Oh, mi ha già attirato il vortice. Peccato. Il mio ultimo ricordo è. Ah, ok, quindi perché c'era la palla lì. Ok, oh, vai di qua. Dicevo, il fatto che ci sia questo vortice come cosa principale mi fa pensare che in ogni capitolo ci sia forse qualcosa di nuovo su cui si basano i livelli, magari almeno nei primi. E questo è un buon segno. Allora, qui c'è un tasto, questo non riesce nemmeno ad arrampicarsi. Ok. Quindi è per stoppare il vortice, perfetto. E quindi poi però qui non posso andare, no, 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 no. Ok. Allora, mentre se faccio così. No, se faccio così niente. Questo dovrebbe essere già un po' più complesso. Oddio. Però tecnicamente, maledetta palla, se io stavo pensando, oh, se io stavo pensando, vado dentro al vortice e faccio il giro, magari la palla riesce, sì, mi sa di sì.
Dai, 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 dai. Sì, proprio come pensavo. Bam. Ok, muoviti, muoviti, no! No, 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 Carpio. Ritorna lì dove era. Ecco, vai, 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 vai. Madonna santa. Allora devo inclinare già da prima. Muoviti, muoviti, muoviti. Madonna santa. Allora, facciamo così. Dai, cazzo, possibile sei così handicappato? Non è possibile, non ci credo, non ci credo. Oddio santo, allora. Prendiamo la rincorsa, ecco, da qui. O se non ce la fa ora, è davvero un menomato. No, non ci credo. Non ci credo. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Niente, non è successo niente. Ok. Cazzo, guardi le colonne. Tanto inquietante questo omino qui con gli occhi tutti bianchi, proprio anche tra l'altro a caso. Ripetiamolo sempre questo. Ok, oddio, questo non mi piace. Oddio. 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 Allora, le colonne di Ercole, ok. Ok, oh cazzo, tutto incasinato qui. Oddio. Vediamo. Chissà se la chiave può premere il tasto. Vediamo. Non penso. Scivola subito via, mi sa. Niente, quindi la chiave non può premere il tasto. Quindi vediamo un po'. Allora, vediamo, quindi comunque dobbiamo prendere la chiave e arrivare alla porta, semplicemente. Allora, ah, di qua non vado perché... Allora, Allora, innanzitutto voglio andare lì dove c'è il tasto io. Vediamo se è possibile. Con qualche combinazione. Dunque, se io ora sono qui, vado lì. Però poi lì c'è il vortice, quindi. Ok. Proviamo entrando dentro il vortice. Non credo. No, 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 no. Repeat! Indietro nel tempo. Ok, no. Quindi non posso andare lì. Devo cercare un altro modo. E dovrebbe essere così. Dai, ma che cazzo? Sali qui su questa colonna di merda. Che stronzo. Ok, ci sono, sì, ok, vabbè. Quindi adesso sono io che premo il tasto. E molto probabilmente, allora, fatemi fare un attimo due calcoli. Allora, se io sono qui, poi posso andare qui e quindi mi trovo su quella sponda. Sì, allora, ok, io quindi la porta la posso raggiungere, da questo piano, quindi, dobbiamo far arrivare la chiave da noi, quindi così e così. Ora io però me ne vo io, così me ne vo io. No, allora no, perché così me ne vado io, bello, è capito. Quindi così, ok, posso far andare la chiave qui. E intanto io vado di qua. No, io vado di qua. Sì, quindi ritorno indietro e poi vado sul pulsante e la chiave dovrebbe arrivare da me tecnicamente. Vediamo un po'.
Dai, non mi far fare brutta figura, testa di minchia, dai. Ok, quindi la porta aperta. E quindi per ritornare lì, facciamo così. Ci siamo. Molto simpatico, molto molto carino. Quindi i livelli sono 5, 6, quanti sono? 6 mi pare. 5, il mausoleo. Ok. L'unica cosa, ragazzi, un po'. Non ho ben capito proprio il senso. Cioè io ora sto facendo, vi spiego, dei livelli completamente a caso. Cioè non so. Cioè, perché lui dice il mausoleo? Perché viene trasportato? Non ho capito. Forse ce lo spiegheranno. Oppure, boh, ti lasciano il mistero. Non lo so. Cioè, io ora sto facendo degli enigmi a caso. Nonostante comunque il gioco sia fantastico, cioè, mi piace. Però, ecco, magari, cioè, ecco, se te lo dicono in fondo è comunque carino. Perché comunque ora non sai nulla di quello che stai facendo. Comunque, altro livello, vediamo qui che cosa fare. Intanto la porta è sul vortice, ok. Quindi prima o poi ci dovremo andare. No, se vai lì non hai fatto nulla. Mi dispiace. Quindi... No! Accidenta, 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 vai lì, bravo. Allora, quindi... a questo punto mi sa che devo andare giù io, sperando che la palla non venga dove sono io, perché sennò mi uccide. Quindi devo cercare di arrivare laggiù senza toccare la palla, e poi probabilmente, se è possibile, far arrivare la palla quassù. E oh cazzo, far arrivare la palla quassù. Volendo posso andare anche dentro. No, no, no. Se i miei calcoli sono giusti, io potrei anche andare dentro il vortice. Perché io vado dentro il vortice, la palla torna su e schiaccia il bottone. Quindi sì. Ok, no, non riesco ad andare dentro il vortice. Dai, 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 sei più veloce della palla. Lo so, no, non è più veloce della palla. Ok, quindi moonwalk, triplo carpiata all'indietro col dolcificante a caso. E quindi facciamo così. E adesso... no, non vuole cadere. Allora facciamo così. Bisogna aprire un po' le tempistiche. Ecco qua. Perché appunto il bello di questo vortice è che intanto tu puoi fare altro, intanto che lui lì dentro viene sfalsato. Ok, quindi questa palla molto simpatica, che se non sbaglio chiude anche gli occhi, se non sbaglio, no? È una mia impressione. Boh, sono pazzo. Ok. Ok. Ok, perfetto. Oh, no, 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 ha chiuso gli occhi, l'ho visto. Non sono pazzo. Ok. Intanto questo qui MDCCXXV2, quindi 1000. Oddio, non ricordo che cos'era la D. Comunque 1227. Ok. Perché questo era il mausoleo. Quindi c'è un morto. Insomma, andiamocene perché c'è un morto. Ok, livello 6. Il monumento. Che cazzo ci avrà visto lì dentro? Un pene, probabilmente. Ok, il monumento. Oh, gli hanno fatto anche una statua. Questo non sappiamo nemmeno chi è. Però gli hanno fatto una statua, quindi questo è molto confortante. Ok, quindi ok, questo già lo vedo un po' più complicato. Ok. E già sono dentro il vortice. Perfetto. No, 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 lasciami il tempo di pensare. Allora, innanzitutto qui con la palla possiamo stoppare già il vortice, quindi facciamo, no? Anche se non so bene. Ok. Ok. E già possiamo andare di qua. E poi... dunque, quindi io devo prendere la chiave che è appesa lì e
e poi ritornare lì. Ok, quindi possiamo fare così. Oh, no, 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 dai, che andavo bene, sì, ok, quindi sali su, ma non è lui quello della statua? No, non è lui, no, secondo me no, che cazzo c'ha, questo viene della statua, è un vecchio che l'hanno, gli hanno fatto la statua, anche da, cioè, non avrebbe senso, gli hanno fatto la statua, che è più vecchio, allora. Ok, dai, vai, vai, prendi la chiave, prendila, 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 l'ho presa, ma sono caduto, no, no, anzi, cadiamo le volte, sì, no, sì, no, ok, basta. Allora, dai, così non la posso prendere, no, che palle, proprio l'hanno fatta perché se non fai così non la puoi prendere, cacchio. Allora. Ok. E dai, vai, 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 ora che c'è, sì. Ok. Adesso sarà una parola di tornare giù, penso, perché. Dunque, andiamo qua. Ok. E quindi torniamo giù. No, 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 tu ancora no, non importa. Ancora no. E che palle. Ancora. Ok. Allora, no, 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 dunque, scusate, ho sbagliato. Allora, la palla deve andare. In pratica dobbiamo fare il contrario. Penso di quello che ho fatto io prima, quindi. Prima com'era, che io ero là, perché altrimenti a me mi tocca andare insieme alla palla. E quindi adesso io faccio così e cado nel vortice. No, no, la palla no, la palla no, la palla no. Ok, la palla no, palla no. Ok, dai, 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 che ce la fai. Yes. Yes, ok. E ora la nostra amica palla che sbatte davvero le palpebre. Andiamo qua. Ok. E yes! Yes. Guardate che fighe tutte le figure tipo fantasma dell'omino in tutte le varie posizioni che ha avuto. Davvero fighe. E il capitolo 2 è finito. Benissimo, benissimo. Ok, un'altra statua, vediamo che dice. Come bambini in un baule per i giocattoli, creiamo e esploriamo, limitati solo dalla nostra immaginazione. Buttiamo via le idee antiche e inventiamone. Ah, ok, buttiamo nel senso proprio ordine. E inventiamone delle nuove da non crederci. Il nostro proprio mondo. Ok, come nella volta scorsa, in pratica ve la spiego, in pratica ha detto che. No, no, non ho capito nemmeno io, ragazzi, è una frase senza senso. Ok, ed eccoci qui: camminare tra le cose impossibili è più facile di quanto sembra. Infatti, lui ha una casa completamente distrutta. E non ha nemmeno delle scale, ma appunto sfrutta questa cosa di essere in un videogioco per passare ai piani diciamo, ai piani di sopra, ed anche delle belle fotografie, anche se in pratica mi sa che questo mino, non lo so, boh, non si può nemmeno sedere, povericcio, poveraccio, non può nemmeno guardare in giù, boh, non so. Comunque, il capitolo 2 è finito, questo vuol dire che anche la seconda parte è finita. E nella prossima parte vedremo il terzo capitolo. Spero che non sia finito già qui il gioco, perché comunque non vedo altre porte. Però penso che comunque questo gioco abbia ancora da stupirci. Che cazzo ho fatto? Sono entrato nel capitolo 3. No, sono un coglione. No, 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 non mi fa fare queste brutte figure. Ritorna a casa, ma certo a casa. Scusate, ho pigiato un tasto a caso. E quindi, per questa seconda parte, è davvero tutto. Ciao!